Ciao ragazzi, sono Stefano Invernizzi, ci troviamo ai laghi di Cronovilla per un'altra sessione idrotaria e oggi proveremo le nuove Dive Appresso Air AGS. Cominciamo a guardare nel dettaglio queste nuove canne. Il manico ha solo la placca porta mulinello. Il calcio è stato completamente rimosso per far sì che la canna risulti estremamente leggera. Il modello in questione è la 61 ML, corrisponde a un'azione estremamente parabolica, ha un fusto estremamente potente, consigliato per i primi turni di partenza e per la pesca a crank. Le prime impressioni con questa canna sono assolutamente fantastiche. La canna veramente ha un peso minimo, non si sente nulla, l'unica cosa che si riesce a percepire è il pesce. Il sistema pescante è estremamente elastico, il fusto è molto reattivo e l'abbinata con l'Airity 2000 SP risulta pesare 190 grammi. È veramente incredibile. Quando ferri il pesce si sente solo ed esclusivamente la trota che combatte. Guardiamo l'azione della canna, asseconda perfettamente le testate di questo pesciolino che adesso viene nel guadino. È incredibile la sensibilità che trasmette. L'azione di pesca risulta estremamente leggera e sensibile. La canna è super pronta, adesso sono riuscito a fare un pesce sopra il gradino, è anche un bel pesce, mantiene una riserva di potenza veramente incredibile per la leggerezza che ha. Questa è già una taglia al di fuori di quello che siamo abituati, la canna non ha avuto nessun problema a gestirla. Le trote sono nel primo strato d'acqua. Riesco a percepire perfettamente qualsiasi sia la leggera abboccata, come in questo caso, e la canna si comporta perfettamente. È incredibile come si possa vedere, la canna non soffre né i pesci più grossi né i pesci più piccoli, comportandosi perfettamente e seguendo sempre una piega armonica. E come non parlare della frizione di questo nuovo Airity 2023? È precisissima, raggiunge il drag in maniera impeccabile e il rischio di slamato risulta nullo. Ora voglio provare la 61L, è una canna che si differenzia dalla ML per la sua azione. Ha una vetta molto più veloce con un ritorno immediato e la schiena molto tosta. La voglio provare in questo caso con un long jerk. Essendo il pesce stanziale punto, uso spesso anche durante le gare questo tipo di artificiale. Anche se può sembrare veramente eccessivo nella misura, è sicuramente molto preciso per attaccare questi pesci. Anche trote molto piccole come questa non ha sicuramente paura di mangiarlo. Come potete vedere l'esca è grande uguale. Le trote in questo momento sono molto attive, ci sono parecchie bollate, quindi sto cercando di sviluppare la mia azione di pesca nel primo strato d'acqua. L'azione della punta della canna mi trasmette veramente tutte le vibrazioni, riesco a percepire pienamente sia qual è la boccata, sia se il movimento è adeguato per questo momento.
Infatti. È veramente incredibile la leggerezza e la sensibilità di questa canna. Sto cercando di mantenere il recupero più lento possibile per far sì che la trota, che continua a mangiare, possa chiudere. Si possono effettuare degli stop and go. Essendo l'artificiale un floating, tenderà a salire sulla superficie. Ancora. Eccola. La risposta alla boccata è stata veramente precisa, quasi automatica. Dato che sto notando che le trote si stanno alzando in superficie, la miglior tecnica da utilizzare in questo momento è il micro spoon. Quindi ho deciso di provare la nuova 510 XOL, la più leggera della serie. Ha una vetta rapida e la canna poi diventa estremamente parabolica. Ho deciso di montarla a treccia per irrigidire ulteriormente l'azione della canna e favorire così tutte le boccate. Riesco a sentire le mangiate circa metà recupero. Le trote adesso sembra che stiano continuando ad alzarsi ed abbassarsi, che è una tipica situazione con il pesce stanziale. Infatti, come in questo momento, ho fatto un recupero leggermente più alto, un pochino più veloce, e la trota è arrivata. La canna è perfetta, il rischio di slamata è nullo. La gittata risulta veramente importante. Il fusto carica veramente molto bene, anche pesi esigui come questo micro spoon che ho montato, che è uno 0,7. Come ho fatto in questo momento, ho cercato di attivare il pesce facendo delle piccole gercatine. La canna si è rivelata subito pronta nel chiudermi la mangiata. La canna è sempre veramente molto pronta. Questa è un'azione che a me piace particolarmente, soprattutto verso i turni finali, quando il pesce ancora è molto aggressivo, come in questo caso la mangiata è arrivata repentina e molto cattiva, perché riesce a chiudermi qualsiasi abboccata, ma ho anche la garanzia di riuscire a portare il pesce a guadino. Quando sono quei 2-3 pesci negli ultimi turni è fondamentale per poter portare il risultato. Potrei davvero pescare per ore con queste canne. L'affaticamento è nullo, riesco sempre ad avere una percezione fantastica di quello che sto facendo. Non smetterai mai. Così come nella Limited, anche presso Air AGS alla 510 UL. Canna sicuramente all round, ha una velocità di vetta e un fusto che mi permette di slamare il meno possibile. In questa situazione voglio provarla con un micro crank, un piccolissimo crank, abbastanza a lunga distanza. Le trote sono disposte all'incirca 10 metri da noi e sono nello strato superficiale. Ho bisogno di questa canna perché stanno mangiando ancora discretamente bene, le mangiate sul crank sono, e sul micro sono abbastanza chiuse. Ho bisogno di una canna che mi aiuti parecchio. L'assetto è stato perfetto, la mangiata è arrivata decisa, pur lenta, e questa canna mi ha veramente aiutato. La gestione del pesce sotto riva poi è stupenda. Riproviamo ancora perché è divertentissimo. La leggerezza è qualcosa di strepitoso, la reattività del fusto è altrettanto devastante.
Ancora la risposta è stata immediata. Posso confermare estremamente che la ferrata è stata fatta dalla canna in maniera velocissima. Non ho avuto quasi il tempo di capire che c'è stata la mangiata. Come spesso accade quando si pesca in maniera estremamente lenta, la canna deve avere l'assetto perfetto che ti aiuta a portare il pesce a guadino. Altrimenti con una canna un po' più fast rischierei di slamarle tutte. La trota continua a spizzicare dietro e infatti sono riuscito a sentirla, a ferrarla. Un problema principale nella trotare è quando i pesci saltano come stanno facendo adesso. Anche qui un'azione troppo rigida non mi garantirebbe il numero di catture adeguato. Devo cercare di avere un'azione più parabolica come questa canna, pur mantenendo durante l'azione di pesca un'estrema sensibilità in vetta. Il pesce comincia ad essere veramente difficile, è diffidente, torna più e più volte sull'esca prima di chiudere. È fondamentale mantenere costante il recupero e questa canna farà tutto da sola. È stata una grande giornata. Queste nuove canne sono davvero un mix di tecnologia e innovazione. Mi sono piaciute davvero tantissimo. Sono sicuro che quest'inverno ne vedremo molte in tutti i laghetti italiani. Un saluto a tutti e a presto.